Come prontamente molti di voi mi hanno aggiornato, pare che la news riguardo la location del film Han Solo siano state confermate. Parlai di tale news nel mese di gennaio e della giornata di ieri l'isola di Fuerteventura diviene ufficialmente una delle location della pellicola diretta da Phil Lord e Chris Miller. Si era parlato persino dell'Italia come possibile luogo delle riprese, tuttavia al momento non vi è ancora una conferma riguardo il nostro bel paese. La pagina ufficiale di Star Wars ha annunciato la quarta stagione di Star Wars Rebels, di cui sapremo sicuramente qualcosa di più durante la Star Wars Celebration. Lo scorso anno si era detto che la terza stagione sarebbe stata l'ultima e che la serie sarebbe proseguita in una seconda epoca, ipotizzata tra episodio 6 e 7. Al momento non ne sappiamo nulla e quindi richiesta pazienza e attesa. Mi auguro tuttavia non vogliano delineare ulteriormente la linea temporale attuale, già ricca di avvenimenti e portata alla conclusione del film Rogue One, in cui molti personaggi della serie erano presenti sotto forma di cameo. Si potrebbe al contrario andare avanti e percorrere un sentiero parallelo alla trilogia originale. Vedremo presto che hanno in mente. Molti di voi mi hanno chiesto libri, guide o enciclopedie sulla saga da consigliarvi. Ve ne sono molte, ma attualmente reputo le attuali un format dedicato agli adolescenti, con poche informazioni valide e ricche per lo più di immagini. Le ho tutte e come elementi da collezione sono gradevoli, ma non sperate di trovarvi risposte o informazioni specifiche. Dopotutto sono volte al pubblico più giovane che si è avvicinato a Star Wars dal settimo episodio. Vi faccio un esempio. In Star Wars, tutto quello che non sai, vi sono dei paragrafi che ho scritto incredibile a lettere cubitali. Ti aspetti di trovare informazioni particolari e invece quanto dicono è ciò. Pagina 10, Spirito Indomito, riguardo Anakin Skywalker, approfondimento tra l'altro di due paginette. Incredibile! Il giovane Anakin ha un micro trasmettitore nascosto nel corpo. Se prova a svignarsela da Watto, potrebbe esplodere. Non è nulla di incredibile, viene per l'appunto raccontato nel primo episodio. Sono tutte informazioni simili, risapute e senza la pretesa di approfondire l'argomento trattato. Per informazioni di un certo calibro dovete volgere alle pubblicazioni Hidalgo del 2009. Sono unicamente in lingua inglese e al momento costano veramente tanto. Per la mia enciclopedia del Re di Sansuite e Hidalgo, The Complete Star Wars Enciclopedia, mi sono stati offerti 140 euro e difficilmente la recuperate a meno. Solitamente il prezzo è in sterline, ma se la trovate a meno di 100 euro, state facendo l'affare. È un'enciclopedia dalla A alla Z che riporta tutti i personaggi, i pianeti, i veicoli, le armi, le razze, eccetera, eccetera, visti in tutti i format di Star Wars dal 1977 al 2007. Sono tre libroni ed è fantastica. Nonostante sia in inglese e a seguito del 2014 molti degli argomenti trattati non siano ovviamente più canonici. Se volete imbattervi in un simile acquisto, vi consiglio tuttavia di informarvi un istante, visto il suo prezzo, poiché è una vera e propria enciclopedia e non una guida. Per finire ci arriva la conferma dall'ultimo libro di Aftermath che Snoke non è nemmeno Gallius Rax. Il leader supremo sembra infatti giungere dalle regioni sconosciute, forse addirittura da un'altra galassia. Ne parleremo, ma al momento nasce un interessante quesito a proposito della base Starkiller. È stata costruita dal primo ordine? Oppure trovata nelle regioni ignote e resa operativa? Dopotutto, nell'universo espanso abbiamo più volte visto tecnologie arrakata venire scoperte e utilizzate. Che sia lo stesso anche nel nuovo canon? Attendiamo futuri aggiornamenti. Per oggi abbiamo finito, io come sempre sono Emilio Valotti e mi auguro di esservi stato utile. Miei Padawan e amici della pagina Facebook La Rotta di Kessel in meno di 12 parsec, buon inizio settimana a tutti e che la forza sia con voi.